Io chiedo a Fabio De Luigi, innanzitutto, l'amicizia uomo-donna è sempre stata complicata. Se accanto hai Letizia Castà, lo è ancora di più. Ancora un po' di più, sì, l'idea è quella là, di mettere una persona come me nel film, un avvocato stimatissimo, diciamo una persona normale, in difficoltà sul tema amicizia uomo-donna, cioè diciamo che si dice che possa esistere questa amicizia tra uomo e donna perché si può superare un'eventuale attrazione verso l'altro, si può viverla in purezza. Il problema è che è stata messa vicino a me un'attrice, Letizia Castà, che incarna in tutti i sensi la bellezza, la sensualità, eccetera. Quindi le difficoltà che prova questo personaggio nel dover in qualche modo tenere nascosto anche se stesso una passione profonda verso questa persona generano situazioni comiche. Giovanni, tu credi invece all'amicizia uomo-donna? C'è Io credo. l'esigenza di fare anche Io questo no. film? È completamente andato. No, credo che esista l'amicizia tra uomo e donna soltanto in certi periodi della vita. Poi quando arrivano i fidanzati, i mariti, cose, cioè lì si sfascia tutto perché tutti sono gelosi di questo tipo di rapporto, perché è talmente strano, talmente ambiguo anche alle volte, perché insomma c'è sempre qualcosa di nascosto secondo me, che poi quando arriva un fidanzato o una fidanzata sbaragliano via tutto perché insomma subentra la gelosia. È un rapporto molto intimo, molto unito, per cui una persona e mezzo può creare una frattura. Certo, è chiaro, io ho messo in difficoltà Fabio prendendo la Castà, perché è chiaro che non è proprio la primissima cosa che ti viene in mente quando pensi a Letizia Castà di essergli amico. Però, insomma, lui ha saputo fare questo sforzo, l'ha fatto bene. Beh, abbiamo generato tante situazioni Cosa? co Ah. comiche. Degenerato, già detto stare Tu, che va su no, 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 dico tu, territorio noi, strano. no, questo metterci No, insieme, sì. insomma, fa sì che poi ci si diverta nel Però vedere. diciamo che lui, adesso si può dire, è profondamente innamorato di Letizia. Questo Fabio, stiamo parlando di Fazio, Ma è eh? l'unico Stiamo che non parlando lo di capisce. Fazio, No, Fazio, Fabio Fazio, no. Ma io non di me. può essere che con questo film tu abbia dato un po' il punto di vista maschile dell'amicizia uomo-donna, nel senso che molto spesso le donne ci credono realmente, sottoscritta compresa, che Brava, possa esistere l'amicizia tra brava, uomo e brava, donna, però questa purezza. Invece voi siete un po' più maliziosi, no, magari no, no, avete. guarda, il problema è proprio questo, che la maggior parte delle donne ragionano come te, e cioè si autoconvincono che tutte le persone che gli girano intorno, gli uomini che sono tuoi amici, se non sono gay naturalmente, perché se sono gay è chiaro che l'implicazione sessuale non c'è, ma siano dello stesso parere tuo. Oppure non te ne frega nulla di sapere il loro parere. Ecco, questa è una forma leggermente egoistica che le donne mettono in atto in questa forma d'amicizia. Perché? Perché andiamo a sentire cosa ne pensano i tuoi amici. Me li dai a me per 2 giorni, io li interrogo e poi ti vengo a dire: guarda, quello è tuo amico, quello non è tanto tuo amico, quello se c'hai un attimo di cedimento, tac, ti piglia su. Perché poi è anche vero che è inutile negarcelo, l'implicazione sessuale è fondamentale che non ci sia in un'amicizia, perché altrimenti Non se è c'è quella amicizia, diventa tutta una cosa è nascosta, complicità. no? La scelta di un'attrice di lingua francese, non di un'italiana, come mai? Perché a parte che ero fissato con Letizia Castà e quindi indipendentemente da che lingua parlasse l'avrei presa lo stesso, però mi sembrava che un'attrice straniera portasse anche una mentalità un po' diversa, no? Di questa, venisse da un paese dove forse i valori o i sentimenti vengono trattati con più libertà, con più, anche con più saggezza alle volte. L'Italia è un paese che mette ansia sui sentimenti, e è una frase che faccio dire anche nel film a Letizia e che lui ribadisce perché capisce in quel momento che lei ha detto una cosa che soltanto una che viene da fuori può dire. Un italiano difficilmente riuscirebbe ad ammettere questo, perché è vero, l'Italia mette ansia sui sentimenti, non so perché, sarà per l'incombenza nel Vaticano, sarà perché in Italia c'è questo valore ossessivo di mettere su famiglia, di fare figli, perché sennò sei un cretino se non hai una famiglia a un certo punto della tua vita. E invece no, abbiamo capito che non è così, abbiamo capito che certi rapporti si possono vivere con più semplicità, senza dover per forza affondare i suoi sentimenti in un matrimonio a tutti i costi, senza dover per forza essere così
seri su questo Come argomento, tu sei adesso, no? tra Come io l'altro, sono troppo serio. diventato tantissimo serio. Però, secondo me, il fatto è questo: l'Italia è un paese che mette ansia sui sentimenti. Fabio, nel film Sì. tu sei divertentissimo e funzioni tanto, soprattutto con Virginia Raffaele. Sì. Ci racconti com'è andata sul set? Beh, come suonare in un gruppo, sai, è musica la comicità spesso, oltre che situazione. Qui c'era una situazione ideale per generare divertimento, lei è Me una la che... potresti ridire un attimo questa cosa della musica? Che questa è bellina anche per Twitter, si può fare per La Twitter. comicità è musica, è un po' come suonare uno strumento. Il ritmo fa genera comicità, genera la risata. Questo spiega perché se uno racconta la barzelletta... La dice uno non fa ridere e con lo stesso finale, se una fa ridere e una no, perché uno la sa raccontare perché è il ritmo è il modo in cui la racconti, il ritmo delle parole, di quello che dici. Con Virginia ci siamo presi in questo e quindi questa cosa ha generato una scena che è particolarmente riuscita, che partiva già da un presupposto buffo, perché una ragazza che parla veloce e che, insomma, già quella è una cosa che può far ridere su carta, poi devi trovare l'interprete giusta. E questo sciamannato la trovate in Virginia Raffaele, che è anche un'amica con la quale abbiamo suonato insieme un pezzo di film divertente.